这个会议啊，感到非常高兴。Oggi siamo veramente molto lieti di avere questa opportunità di incontrare gli amici italiani e qui. 虽然大家都是第一次见面，但是我希望通过我们的第一次见面，推动我们今后的进一步的沟通和深入合作。Nonostante diciamo, il primo incontro, però sono convinto, come già espresso il Presidente della Regione, speriamo tramite questo primo incontro possiamo avere in futuro le collaborazioni concrete. Speriamo tanto che le imprese abruzzese o di L'Aquila possano venire a operare nella nostra città. Faremo tutto il possibile per dare un appoggio a queste imprese. 同时呢，对于淄博市的一些企业，如果有意向到欧洲、到意大利来投资，我们也积极地推荐我们这个大区。Certamente incoraggiamo le nostre imprese a andare all'estero, in Italia, in Abruzzo e all'Aquila a operare, a investire qui. 那么同时呢，我们也希望我们双方，那么根据双方的优势产品，来加强我们双方的贸易往来。Nello stesso tempo spero anche possiamo rafforzare gli scambi commerciali. 推动我们两地的合作共赢、共同发展。Promuovendo lo sviluppo di tutti e due paesi, tutti e due città, per avere diciamo un risultato vantaggioso reciprocamente. 非常感谢大家的热情接待。也邀请大家到淄博去参观考察，谢谢。Vi ringrazio di nuovo. Siamo nelle viscere del Gran Sasso, nei laboratori di fisica nucleare dell'Istituto Nazionale, insieme al dottor Roncaglioni, che insieme al manager aquilano Leonardi sta organizzando la visita di questa delegazione di Zibo, che è una municipalità che conta, basti pensare, 5 volte l'Abruzzo, per 5 milioni di abitanti. Ecco, quali sono le finalità, gli obiettivi, cosa vi aspettate? Beh, ovviamente questa è ricerca di base che impatta non immediatamente ma sul medio e lungo termine, sullo sviluppo tecnologico e quindi lo sviluppo dell'economia. Diciamo che l'auspicio è quello di coinvolgere realtà ad alta tecnologia cinesi
che magari non sono così protagoniste come potrebbero esserlo, no? Nella ricerca qui del laboratorio del Gran Sasso, su progetti finalizzati che sono sia propedeutici alla realizzazione degli obiettivi di ricerca del centro di ricerca, sia con ricadute indirette, tecniche, tecnologiche in Cina. In Cina c'è un programma nazionale, direi di lunghissimo periodo, perché si chiama Made in China 2025, ma in realtà traguarda il 2050, dove la Cina si dà obiettivi di leadership tecnologica in tutta una serie di settori, alcuni dei quali sono proprio di base di questo tipo, no? Le tecnologie sottostanti, le tecnologie dei materiali, le tecnologie dell'information technology, dell'intelligenza artificiale, della gestione dei dati e così via, sono tutte cose su cui il capitale cinese sta investendo pesantemente in giro per il mondo, e c'è un interesse sempre molto diffuso a essere coinvolti in programmi di punta di ricerca. Ecco, pensiamo che qui le sfide di punta non manchino, e quindi non è escluso che ci possano essere poi un avvio di collaborazione con ricadute di mutuo beneficio. L'Italia è ancora competitiva e attrattiva a questo punto, mi viene da chiederle? L'Italia è competitiva soprattutto per la forza dei nostri ricercatori. Magari manchiamo di mezzi, sicuramente l'attenzione alla ricerca e sviluppo dal punto di vista dei fondi e soprattutto dell'impegno dello Stato, no? Potrebbe crescere, però la formazione dei nostri tecnici, dei nostri ingegneri, dei nostri ricercatori è ancora di grande punta. Ricercare vuol dire avere un'idea innovativa, vuol dire essere capaci di passare dallo destrutturato allo strutturato, vuol dire mantenere metodo, capire quando si è su una pista falsa e tornare indietro, vuol dire integrare interfunzionalmente più discipline, perché oggi un tema come questo mette insieme tantissime sfide, no? Dalla fisica proprio teorica, la comprensione dei fenomeni dell'universo, fino alla strumentazione elettronica, le tecniche di misura, l'informatica, il controllo di processo e cose di questo genere. Quindi integrare tutte queste componenti non è banale. Gli italiani tradizionalmente sono sempre stati molto bravi sia dal punto di vista dell'innovazione, dell'idea di fondo, ma poi anche dal punto di vista del tirare interfunzionalmente tutti questi aspetti, che non sono banali da fare. Penso che abbiamo ancora un edge importante da giocarci sui mercati internazionali, ecco perché i ricercatori italiani sono sempre molto ricercati e fanno sempre molto bene in tutti i contesti di ricerca internazionale. La Cina sa questo, e quindi collaborare a progetti di ricerca dove gli italiani sono protagonisti per loro ha un valore. Qual è lo scambio che può avvenire tra queste due realtà e soprattutto l'Italia a questo punto, l'Abruzzo così sfortunata negli ultimi anni, può ancora essere attrattiva? Beh, diciamolo è, tant'è che molte aziende cinesi hanno investito e continuano a investire proprio in questi giorni. Ho citato prima il caso di Baosteel, il più grande colosso, il secondo colosso mondiale, il più grande colosso cinese nell'acciaio, che ha preso l'ex Honeywell. È un investimento molto importante. Perché? Perché venire a investire in Abruzzo dal suo punto di vista conviene, quanto in Abruzzo c'è un sistema di imprese importanti, in quel caso l'automotive, che assorbe una parte della produzione. Meno recentemente SMIC ha fatto l'investimento ad Avezzano, prendendo il Foundry. Evidentemente questo interesse c'è, perché che cosa si trova in Abruzzo? Si trova un ambiente tecnologico predisposto.
non assomiglia da questo punto di vista a una regione meridionale, da tanti altri punti di vista purtroppo sì, e l'Aquila in particolare l'ha dimostrato ZTE, c'è una concentrazione di attività tecnologiche diciamo innovative e di ricerca così importante che sicuramente è un ambiente che può accogliere investimenti da parte di un paese che va alla ricerca proprio, è pieno di capitali e va alla ricerca di creare investimenti anche in vista di apertura a nuovi mercati. Rettrice dell'Università dell'Aquila, professoressa Paola Immerardi, l'Ateneo, che ruolo può svolgere in questo scambio auspicato fin qui? Sì, beh, il ruolo è sempre quello di fare sistema con gli altri attori e naturalmente offrire la massima disponibilità per quanto riguarda le nostre competenze. È chiaro che la disponibilità di talenti è uno degli elementi di attrazione di ogni impresa. Ma anche la possibilità al contempo di essere un'università che è molto internazionale, quindi può permettere anche a loro studenti di venire qui a formarsi, a fare un pezzetto di formazione, è importante. Quindi noi come al solito siamo insomma a disposizione, crediamo che sia la strada da prendere. C'è l'aeroporto d'Abruzzo, il terzo di Roma, di fatto lo ha ricordato Enrico Paolini, ecco, qual è il ruolo strategico che può svolgere lo scalo nei rapporti con la Cina? Ma sicuramente noi siamo una compagnia pubblica e quindi promuoviamo il territorio e le aziende senza interessi diretti privati. Questo è un grande vantaggio per gli investitori che volessero venire in Abruzzo da tutto il mondo, in particolare in questo caso dalla Cina, perché c'è una grande necessità di collegamenti aerei tra l'Europa e la Cina, tra l'Italia e la Cina. I grandi aeroporti sono saturi e non riescono a fare con le compagnie locali molto di più di quello che già fanno e quindi noi abbiamo proposto al sindaco di Zibo di creare un contatto con l'aeroporto di Cinna, credo che si chiami, il più vicino, che loro utilizzano a 70 km e con la compagnia aerea nazionale, non la prima, la CAC, ma la seconda, quella che vola da loro, per ipotizzare un volo diretto tra il loro distretto di Shandong e l'Abruzzo e l'aeroporto d'Abruzzo. Sarebbe comunque un esperimento molto interessante, anche con un volo settimanale, e vedremo di rincontrarli a breve per valutare nel merito le possibilità. Volo per il quale lo scalo abruzzese di Pescara ha le caratteristiche tecniche e logistiche? Sì, assolutamente sì, perché non parliamo di grandi Boeing da 600 posti, parliamo di Airbus e Boeing di livello medio intercontinentale che già adesso atterrano. Grazie. Eccoci con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, innanzitutto sulla strettissima attualità, motivo per il quale siamo qui, scambi virtuosi, no, tra questi due continenti. Sì, come ho detto nel mio intervento, i rapporti fra l'Aquila e la Cina non sono dell'altro ieri e questa città ha tratto le sue maggiori ricchezze nel momento in cui è stata capace di aprirsi agli scambi, di aprirsi al confronto e di aprirsi alle contaminazioni. E oggi la Cina, che è un colosso importante, che è un'economia fondamentale per il globo, che si affaccia all'Aquila, è sicuramente un elemento positivo. Ho raccontato perché oggi l'Aquila è una città unica per la sua posizione, per la sua qualità, per la sua capacità di fare formazione e di fare ricerca e non ultimo per il fatto che gode ancora di un sostegno pubblico agli investimenti con risorse importanti che possono rappresentare un volano decisivo per il futuro di questa città che non può che essere incentrato sul lavoro. Che bilancio si può trarre di questo primo approccio? Primo, si sono un po' annusati, no? Gli aquilani, gli abruzzesi e i cinesi per queste nuove avventure reciproche. Sì, stiamo cercando di facilitare con questi nostri collaboratori questi contatti tra i mondi imprenditoriali che conseguentemente portano e che trovano le istituzioni. Entrambi questi mondi, sia istituzionali che economici, devono per forza di cose, per come la vedo e per come stiamo operando negli ultimi anni, portare allo sviluppo locale. Segue gli incontri che abbiamo fatto in precedenza con altri gruppi imprenditoriali, perché non a caso oggi ci sono insediate qui aziende che parlano fino a 5 lingue. Spero che anche con la delegazione di Zibo, importante realtà che ci accomuna almeno con la storia, quindi anche loro hanno una storia millenaria come la nostra città, ci possa accomunare anche lo sviluppo economico tra noi e loro.
messaggero. Che ruolo può svolgere in questo dialogo in corso? Ma come dicevo poc'anzi al tavolo dell'incontro, noi gestiamo fondi che investono in piccole e medie aziende. In particolare abbiamo appena lanciato e avviato un fondo che investe nel sud Italia, compreso l'Abruzzo. Io credo che uno dei maggiori contributi che possa dare un team come il nostro non è soltanto le risorse finanziarie che può apportare, ma soprattutto l'esperienza anche in gestire relazioni complesse con operatori internazionali che possono però sfociare nell'apertura di nuovi mercati oppure nell'individuazione di partner che possano essere strategici per la crescita di una realtà che sta sul territorio. L'Abruzzo, l'Italia, il Mezzogiorno è ancora attrattivo? Io direi assolutamente di sì. La ragione per cui è nato questo fondo con i primi 150 milioni di soldi pubblici è legato a una statistica un po' sconcertante, cioè negli ultimi 10 anni soltanto il 2% dell'ammontare investito in private equity in Italia, che è un ammontare importante, è andato a società e aziende che stanno nel sud Italia. Questo in realtà non tanto perché non esistano delle eccellenze anche al sud, quanto perché gli operatori private equity spesso sono un po' prevenuti e fanno fatica a lavorare su questi territori. Noi puntiamo con questa iniziativa a riaprire questo mercato. Negli ultimi 10 anni sono stati investiti 150 milioni, noi puntiamo da soli a fare altrettanto nei prossimi 5-6 anni. Siamo poi molto orientati anche per normativa e regolamento del fondo ad attrarre ulteriori investitori, perché noi facciamo sempre coinvestimenti con operatori privati e quindi l'idea è quella di iniziare ad attrarre, a far lavorare altri fondi di private equity in quest'area geografica. Dottor Leonardis, qual è l'esito di questo primo scambio tra questa comunità cinese e l'Abruzzo? Molto positivo, nel senso che abbiamo individuato delle opportunità di sviluppo per alcune realtà abruzzesi sulla Cina, su Zibo, questo territorio molto interessante, e d'altro canto stiamo mettendo in campo delle opportunità per attrarre aziende cinesi sul nostro territorio, quindi direi molto positivo. Ancora attrattivo l'Abruzzo? È attrattivo, ci sono una serie di linee di finanziamento pubblico interessanti, c'è un tessuto industriale all'avanguardia, ci sono delle università che funzionano, quindi l'importante è rimboccarsi le maniche, mettersi a lavorare, cercare di agire operativamente per portarle qui. Che frutti possono dare confronti di questo tipo? Questi confronti secondo me sono importanti e fondamentali perché permettono di aprirci alle realtà industriali nel mondo, avere contatti, creare delle partnership e presentare anche le eccellenze italiane come quella di Dompé, che si apre su un panorama internazionale. Cosa può dare l'Abruzzo, l'Italia, e cosa possono dare loro? Loro possono sicuramente offrire degli sbocchi all'estero e anche delle partnership di ricerca e sviluppo che possono essere importanti in un panorama in cui chiaramente è necessario ottimizzare le risorse. Noi possiamo offrire l'intelligenza, il saper fare e le abilità della cultura europea sicuramente, ma direi italiana, e sono particolarmente orgogliosa di dire del nostro territorio in Abruzzo e all'Aquila. Ecco, che cosa può venire da scambi come quello di oggi? È assolutamente importantissimo, perché Capitan, che rappresenta 59 aziende grandi, medie e piccole nel settore chimico-farmaceutico abruzzese, e molte di queste aziende, compreso la nostra che è la NRG, hanno tutto l'interesse a espandersi, a investire in Cina, dove c'è da parte loro molto interesse sulle nostre attività, sulla nostra innovazione, sulla nostra capacità di portare novità su questo mercato industriale.